Ok, all'interno di questo video oggi voglio un po' farti commuovere. Sì, perché torniamo un attimo indietro nel tempo e entriamo all'interno dell'aula del mio ultimo evento di Liberati dai Catenè, evento che non si ripeterà mai più. E negli ultimi 10 minuti ho fatto un discorso abbastanza motivazionale a cui sono molto affezionato. Quindi tuffiamoci dentro questo video, spero ti piaccia e lasciami qui un commento, insomma, fai quello che vuoi. Io voglio chiudere ovviamente questo evento con la prima storia che ho raccontato quando ho chiuso il primo evento di Liberati dalle Catene, che è una storia molto bella. È la storia di questo bruchetto e in cui noi Tocca pure a te ogni tanto, cazzo, eh? Non può piangere solo Pierre. Sì, ma io devo parlare. Vai, ci riprovo. Ci riprovo, non so se ci riesco, ma insomma, io ricordo quel giorno in cui ho letto la prima volta questa storia e mi sono ritrovato tanto perché ero nel momento della nostra vita dove non sapevamo dove andare, ma avevamo tanti sogni. Ecco, magari senza musica. Scherzo. No, lascia. Almeno è diversa. Avevo letto perfettamente, parola per parola, di questa lettera. Ero a casa, nel nostro monolocale. Io dormivo nella stanza di lato e Gabbo dormiva in salone. Faceva un freddo boia. Leggevo questa storiella sotto le coperte con la stufa accesa. Che tenevo accesa ovviamente poco perché sennò poi mamma ci sgridava. E ricordo che in questa storia c'era scritto di questo bruchetto che un giorno mentre stava camminando lì per terra in mezzo all'erba, a un certo punto incontra una coccinella e la coccinella gli chiese: "Ma cosa stai facendo? Dove stai andando?" Ho detto: "Guarda, oggi, questa notte ho fatto un sogno bellissimo, ho fatto un sogno fantastico, mi è piaciuto tantissimo, ho amato questo sogno. Ero sopra una montagna e guardavo tutti dall'alto e oggi voglio raggiungere quello che è il mio sogno." La coccinella ovviamente lo guarda e dice: "Ma cosa dici?" Ho detto: "Per te una pozzanghera è un oceano, per te un sassolino è già una montagna." Fortunatamente il bruchetto però aveva già cominciato il suo viaggio e quindi non aveva sentito. Il giorno dopo il bruchetto andava ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti e incontra un coniglietto. Questo coniglietto con le orecchie alzate gli dice: "Ma dove stai andando?" E il bruchetto gli risponde: "Guarda, ieri ho fatto un sogno fantastico, mi ha fatto veramente stare bene e sono partito ieri da casa e voglio raggiungere quel sogno lì. Sono passati 2 giorni e devo necessariamente arrivare lì dove voglio arrivare, sopra una montagna a vedere tutto." Io ho detto: "Ma neanche io con queste zampe riesco ad arrivare sopra la montagna. Tu sei un pazzo, morirai molto presto, molto prima. Fermati, stai qui con noi, stai tranquillo." Il bruchetto, un po' triste, giustamente, un po' abbattuto perché il coniglietto era uno dei suoi amici migliori, va avanti e dice: "Vabbè, dai, io ci provo ancora." E allora, a un certo punto, stremato, decide di fermarsi in un punto per la seconda notte e comincia a parlare con se stesso. Dice: "Forse è meglio se mi fermo, non so se continuare, forse hanno ragione loro, però facciamo una cosa, facciamo che dormo, mi riposo, che sicuramente mi potrà aiutare." E allora si mette giù e dorme. Il problema è che durante la notte il bruchetto muore. Non respira più, non succede più niente. E la mattina seguente
il coniglietto che faceva la sua solita passeggiata, ovviamente era arrivato subito lì dove c'era il bruchetto, e la coccinella sopra guardano il bruchetto e dicono: guarda che pazzo, questo è il bocciolo più stupido che esista, è morto mentre cercava di raggiungere il suo sogno, quello di andare sulle montagne. E ridevano, hanno iniziato a chiamare tutti i loro amichetti, anche il lupo, tutti a ridere di questo bocciolo. E a un certo punto però, mentre erano tutti intorno, da questo bocciolo spuntano, pum, due antennine. Loro guardano e dicono: ma com'è possibile? Cos'è? Poi, pum, due splendide ali colorate, dei colori bellissimi, forse le ali più belle che loro avevano mai visto. E a un certo punto questa farfalla inizia a volare, inizia ad andare alta, e mentre comincia ad andare sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, si avvia verso quella che è la montagna che aveva sognato, e ride, ghignazza dei suoi amici che intanto erano lì a bocca aperta a guardare dove lui stava andando. E a un certo punto, nel momento in cui si poggia sulla montagna, guarda tutti dall'alto, e mentre lui era l'unico ad essere il più piccolo di tutti, il più lento di tutti, il più sfigato di tutti, vede tutti piccolini lì in fondo, è fiero di aver raggiunto il suo sogno, lottando, soffrendo, andando contro tutto e tutti, rischiando di perdere tutto quello che aveva in quel preciso momento, si rende conto di aver fatto la cosa più giusta della sua vita. E io vi auguro, ragazzi, di fare le migliori cose nella vostra vita. Mi mancherete veramente tanto. Grazie. In the